e di nuovo il mondo cambierà e i tuoi occhi ancora rideranno, è segno che si può ricominciare e gli ideali ritrovare. Irriconoscibile, sì, ma è sempre lui, Don Giovanni. L'eco, la prosecuzione, l'ultimo aggancio di attualità proprio di quel Don Giovanni che spuntò nel 1630 nel dramma di Tirso de Molina, ispirato all'anticonformismo sociale e morale, alle seduzioni libertine del leggendario cavaliere spagnolo Don Juan Tenorio. Ci daremo la mano. Al Don Juan che mischiava l'orgoglio con l'amore e che ritorniamo a vedere per un istante nel consueto repertorio, si sarebbero riferiti dopo musicisti e poeti, da Mozart a Byron, da Strauss a Balzac, da Purcell e Gluck a Flaubert e Molière, fino al 1938 del tedesco Odon von Horvath, il quale per sentire e interpretare come uno del nostro tempo, in una storia del nostro tempo ha trasportato figura e imprese di Don Juan Tenorio, facendolo passare dall'esaltazione di guerra e di amore alla disperazione per entrambi. Sentiamo in proposito il regista Roberto Guicciardini. E caldi corpi stringersi potrà. Questo Don Giovanni invece è messo e immerso in un mondo di dopoguerra in cui tutti i valori sono franti, sono rotti, non esistono più, o perlomeno sono in ricostruzione, e evidentemente la sua carica eversiva non ha più motivo di essere, perché contro cosa combatte? Contro i mulini a vento, cioè non esiste un'opposizione reale. Nel suo tempo ricerca una sua identità che non può ritrovare in un mondo appunto rotto. Ecco. Quella mia compagna ha partecipato a un'azione rivoluzionaria. C'è un mandato di cattura contro di lei. Ha bisogno di documenti per andarsene all'estero. Mi aiuti, la prego. È urgente. E cosa accadrà se non l'aiuto? Il carcere. Male. È carina? Chi? Quella sua compagna. Ma che razza di domanda? La più naturale del mondo. Si vede che lei non conosce le terribili sofferenze della gran massa. Ma che massa è massa? Solo a sentirle queste parole... Dovrà abituarci, sì. Anche se il potere è ancora in mano al suo mondo. Col terrore, con la miseria, con l'ingiustizia. Il mio mondo? Sì, signore. Voi avete soffocato la rivoluzione nel sangue. Ma torneremo. Io non ho soffocato un bel niente. Qui ci deve essere uno sbaglio. Per quello che è stata un po' la tradizione letteraria e teatrale, Don Giovanni richiama sempre il mondo delle avventure sentimentali. E questo è uno spettacolo dove accanto a un solo attore, uomo, ci sono quasi un'infinità, possiamo dire, di sì, attrici. Ecco, la donna come si pone in questo Don Giovanni che torna da una guerra, che è la guerra di tutti i tempi ormai, possiamo dire? Beh, Don Giovanni in questo mondo si trova molto a disagio in realtà, ha lo stesso una serie di avventure, difatti c'è una specie di microcosmo, cioè di donne che girano e vorticano intorno a lui, e lui non riesce mai a trovare nessuna di loro l'ideale che aveva nella sua mente, proprio perché l'ideale adesso va in questo tipo di società in cui la guerra ha provocato una distruzione, gli ideali vanno ritrovati e ricreati, ma non trovati secondo vecchi schemi, insomma, ecco. Il problema di Don Giovanni in questo senso è proprio di trovare un'identità sua personale e anche un nuovo tipo di rapporto con le donne. Le donne stesse rifiutano un rapporto puramente sentimentale o così puramente letterario. Lì c'è un uomo che potrebbe piacermi. Dove? Ah, un certo non so che. Non mi pare proprio. Vai lì e guardalo. Io andare di là? Per un uomo! Ma Peter, cosa mi tocca sentire? Non trova posto! Ma che ti importa? Una situazione completamente ribaltata, e nel momento in cui sono proprio esse a comandare ormai le fila delle avventure e delle seduzioni, dal contrasto della memoria spunta addirittura il grottesco. Permette? Prego. Vorrei ballare con lei. Ballare? Lei si meraviglia che una donna l'inviti a ballare, ma il mondo si è rivoltato, mio caro signore, quindi perché soltanto gli uomini dovrebbero fare Don Giovanni?
Ma Horvath è uno strano autore che, nel stesso momento in cui critica la società in cui lui ha vissuto o da cui ha tratto le sue esperienze, ha anche una forte carica di nostalgia, cioè critica nel suo tempo, però ha nostalgia per un mondo che scompare. E questo credo che sia il senso più vero, ecco, l'attualità anche di questo autore. Evidentemente però non è in grado di dare delle prospettive future, ecco. Lui si limita a essere un testimone cattivo, critico, ma anche nostalgico. E tu hai dato qualche... così hai fatto vedere qualche prospettiva, hai aggiunto qualcosa nella regia? Beh, che noi va forse oltre mi pare abbiamo caricato un po' quel lato critico della cosa, cioè abbiamo fatto vedere che proprio questo mondo è in dissoluzione, già l'ambientazione scenografica, come si può vedere, è abbastanza caotica, c'è una serie di oggetti senza relazione fra di loro, in cui appunto è difficile trovare delle relazioni perfino fra oggetto e oggetto. Uno specchio, cioè, di quello che succede fra persona e persona. Quando saremo usciti da questo spettacolo, avremo visto, ci porteremo delle impressioni, continueremo a credere ancora a Don Giovanni? No, certamente no. È un personaggio destinato a scomparire come un pupazzo di neve. E di nuovo il mondo cambierà, e i tuoi occhi ancora rideranno, è segno che si può ricominciare e gli ideali ritrovare. Buon anno, buon anno!